quello che c'è in proporzione a quello che tutti hanno versato, sia quelli che sono andati in pensione, sia quelli che non sono andati in pensione. Quindi si tratta di prendere pochissimo rispetto a quello che avete versato in questi anni, non meno maturato, proprio versato, rispetto al versato, prendere. Certo, sì, no. Io sto dicendo che vi sto dicendo che cosa succede. Vorrei evitare che vi mettete adesso a ridire nuovamente tutti i problemi che ci avete, che conosco bene. Vabbè, poi dopodiché sto fino a stanotte se mi dovete fare altre domande o dovete chiedere altre questioni. La seconda possibilità che può accadere, che è già accaduta, è che fatto il conteggio all'euro della situazione della cassa, come ho spiegato al 90% di voi che c'eravate qui l'altro giorno. Con la situazione attuale, il presidente della cassa e il consiglio di amministrazione sanno che non c'è continuità aziendale, cioè l'anno prossimo, in una situazione di questo tipo, senza i 500.000 euro del comune che non possono entrare nella cassa, come hanno detto tutti i legali, anche quello della UIL che è più possibilista su alcune cose, anche l'avvocato più possibilista su alcuni aspetti della cassa, dice che quei 2 milioni non possono entrare direttamente nella cassa. Quindi in una situazione del genere non c'è continuità aziendale. Come vi ho detto l'altro giorno, se fosse un'azienda, il consiglio di amministrazione prende le carte, le porta in tribunale. Che succede? Un giudice prende i soldi, non più la cassa, il consiglio di amministrazione, ma un giudice prende i soldi che stanno nella cassa, fa rientrare i soldi che stanno fuori, che ci sono stati dei prestiti, e li distribuisce sempre con la stessa procedura, diciamo, di cui vi ho parlato prima, in proporzione a quello che avete versato, cioè prendete gli stessi soldi di quando si esprime la Corte dei Conti. Il percorso che abbiamo individuato e che dobbiamo mettere in un protocollo d'intesa è un percorso di questo tipo, che può essere fatto o, diciamo, senza, o attraverso il welfare aziendale, punto, o attraverso una sorta di istituzione che è prevista dal testo unico sugli enti locali. Quindi si scinde la cassa dal welfare aziendale, si prendono i soldi, con i soldi che ci sono, più il welfare aziendale, come vi ho detto già l'altro giorno, ripeto le stesse cose di cui abbiamo discusso lì dentro, c'è la possibilità, ma facendolo domani mattina, perché se ne va... diciamo, se continuano ad andare in pensione le persone, diventa comunque complicato tenere in piedi, soprattutto se non si bloccheranno i prelievi di chi giustamente dice non deve andare avanti, vorrei, se c'è un percorso, dopo il percorso individuato non voglio versare più, perché pure chi non vuole versare più, quando non c'è continuità aziendale, uno dice hai bloccato i prestiti, hai bloccato e mi stai continuando a fare il prelievo, però se non si fa il percorso non si può nemmeno bloccare il prelievo di quelle persone. Quindi il percorso è un percorso di questo tipo, con i soldi che ci sono nella cassa, con i 500.000 euro all'anno che possiamo dare per tutta la vita e con i 2 milioni che abbiamo accantonato, che sono nel bilancio, non sono nella cassa, ma sono comunque a disposizione del comune, mettendoli tutti insieme, c'è la possibilità di pagare a chi è andato in pensione quello che hanno versato più gli interessi legali, lasciando la possibilità, facendo un'operazione, diciamo, di tipo giuridico, che non lo facciamo decidere alla cassa, ma lo decide il consiglio di amministrazione, dando la possibilità a tutti voi di poter fare ricorso per dire io non mi basta il versato più. Cioè, capito? Tra 10 anni allora. Non... Il ricorso significa andare anche in Cassazione, noi vogliamo nel caso. Cioè, guardate, se vincete una volta sola, il comune si arrende. Il comune non vuole vincere. Se fate causa, il comune non vuole vincere. Metterà un avvocato esterno scemo e voi mettete il migliore. Però non lo può dire, cioè, non lo può dire nessuno. Quindi ci sono i soldi giusto per pagare il versato più gli interessi legali a chi è andato in pensione. A chi è andato in pensione, il versato più gli interessi legali. Poi oggi con la possibilità anche di fare causa, ma il versato senza firmare signora, se io so che ma scusi signora, ma perché la continua invece di portare in tribunale, signor, perché lo sbottè e non lo chiedete più, però perché sono è un anno che sto a dire sto fatto qua, siete venuti 20 volte nell'ultima settimana. Va bene, se stiamo decidendo anche con i sindacati, vuol dire che non si può fare. Lo hanno detto tutti gli avvocati. Capisco che è un problema, capisco che ci avrà un mutuo, capisco che ci avrà i figli, ma non fate più la stessa domanda. Non c'è più la continuità della cassa. Come lo devo spiegare? Cioè, anche noi abbiamo delle responsabilità poi come padri. Bene, dopodiché con i soldi a disposizione, con gli altri soldi, dobbiamo prendere i 2 milioni che non possono andare nella cassa e quindi non possono essere dati a voi,
quei 2 milioni, da, a voi possono andare quelli della cassa, non i due che sono fuori, perché se no prenderemo quelli di fuori, li metteremo dentro, li daremo a voi, non si può fare. Quindi quei 2 milioni vanno nel welfare aziendale, che insieme ai 500 mila euro all'anno saranno, chi sta andando in pensione si prende un poco di soldi subito e più gli diamo un poco al mese fino a quando non se ne va in pensione. Chi se ne va in pensione, diciamo, tra diversi anni si prenderà meno soldi e si prenderà poco al mese fino a quando non recupera. Questa è l'unica operazione che riusciamo a fare per far recuperare i soldi a tutti quelli che sono stati versati. A tutti. Chi